siamo sul torrente che divide Roccalumera da Furci, c'è un elicottero che gira, ci dicono qua che cerca i cadaveri delle persone finite in mare. Come si può vedere, questo torrente è a pochi metri dalla spiaggia. E questo è un ponte costruito dall'ANAS durante i lavori di rifacimento della strada statale, che è quel ponte là che vedete là sopra, e che era un ponte molto utile per quando d'estate si affollano i turisti, e anche per d'emergenza, un ponte d'emergenza fatto con dei tubi d'acciaio, sono dei fori, una decina di fori che permettono al torrente di uscire. Si era completamente intasato quel muro che vedete là di scolo delle acque, il muro un piccolo muro tipo diga che serve a fermare i detriti, era completamente scomparso perché tutta questa massa di terra l'aveva praticamente sotterrato. Ora la terra è stata spostata, è stato liberato il ponte. L'ANAS in questi giorni aveva cominciato a demolire questo ponte, infatti qua si vede il cemento che è stato rimesso al posto, che volevano demolire questo ponte per liberare il torrente. Si sono opposti i sindaci.